Vedete che l'acqua fuoriesce? Io entro con il mio polimero. Eccolo fatto. Cioè, si solidifica sotto l'acqua. Ciao ragazzi, io sono Simone della Stock Serramenti. Oggi volevo parlarvi del polimero che è un prodotto che è molto simile al silicone, anzi ha anche la cartuccia come il silicone, ma non è silicone. È 100 volte più resistente del silicone. Questo si chiama polimero, è verniciabile, è impermeabile, super impermeabile, addirittura indurisce nell'acqua, si può posare nelle parti umide. E se avete qualsiasi problema di infiltrazione d'acqua, questo è il prodotto giusto. Adesso vi farò vedere anche un piccolo esperimento di che funzionalità ha questo nell'acqua. Addirittura indurisce, diventa duro sotto l'acqua. Innanzitutto cosa faccio? Io quando prendo la mia cartuccia, tolgo il beccuccio, lo apro, prendo un taglierino, lo apro. Benissimo. Prendo il mio beccuccio, questo lo tolgo perché mi dà fastidio. Lo inserisco. La stessa cosa come un silicone. Li taglio il beccuccio nella misura desiderata. Ok. Eccoci qua. Prendo la mia pistola di silicone, gliela inserisco. Benissimo, guardo il beccuccio e appena fuoriesce lo faccio scattare. Se non lo faccio scattare, lui continua a buttare fuori polimero. Come ripeto, consigliatissimo per chi ha anche problemi di infiltrazioni d'acqua dei serramenti. Posare questo all'esterno dei serramenti vi risolverà tantissimi problemi. Vi faccio una prova. Vedete che questo è un contenitore d'acqua e qui c'è un foro. Vedete che qui c'è un foro? Benissimo. Io faccio una cosa di questo genere. Lo riempio. Vedete che l'acqua fuoriesce? Io entro con il mio polimero. Eccolo fatto. Cioè, si solidifica sotto l'acqua. Avete visto? Adesso questo, fra 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, quanto sarà, addirittura diventerà duro. Dunque, pensate quando sigillate la vostra finestra. È molto, ma molto, ma molto efficace con l'acqua, come ripeto. Pensate che anche il parabrezza delle auto viene applicato il polimero. Viene applicato il polimero e poi incollato. Dunque, oltre che essere anche molto impermeabile, è anche altamente resistente. Io ho versato ulteriore acqua. Come vedete, qualche secondo e non fuoriesce più l'acqua, addirittura blocca la fuoriuscita dell'acqua. Dunque, pensate quando impermeabilizzate la vostra finestra. Ecco, questo è uno dei consigli che vi do se avete problemi di infiltrazioni d'acqua nella vostra finestra.